Una dieta, un capriccio, una moda. I disturbi dell'alimentazione e della nutrizione non sono niente di tutto questo. Sono patologie complesse che in tutta Italia colpiscono 3 milioni di persone. È l'espressione di un disagio psicologico che vivono in particolare le donne, anche se negli ultimi tempi c'è un aumento dell'incidenza anche negli uomini di questi casi. È un'alterazione del comportamento e delle convinzioni rispetto al rapporto col corpo, col cibo, col peso. Il Pellicano Onlus solo nello scorso anno si è occupata di 188 pazienti impegnati in terapie e laboratori. Sono soprattutto ragazze, spesso adolescenti, ma il 14,5% dei pazienti è di sesso maschile e il dato è in continuo aumento dalla pandemia da Covid. Preoccupante l'abbassamento dell'età di esordio, che non è più adolescenziale o tardo adolescenziale, ma addirittura può colpire dei bambini. Il problema di questi disturbi è fondamentalmente che i sintomi vengono definiti egosintonici, cioè egosintonia significa che il paziente sta bene con la sua malattia perché si sente in controllo, anche se questo costa tantissimo dal punto di vista psicologico e dal punto di vista comportamentale.